Yolanda Zit. Hello everyone, buongiorno. Dico buongiorno perché sto registrando questo video prestissimo. Mi sono appena svegliata e guarda che si vede. Non mi sento neanche tanto bene, quindi vai! Ieri che era comunque mercoledì, oggi è giovedì, vado a fare il video dove voi, appunto, voi fan, comandate la mia vita per 24 ore. Oggi andrò a fare dei sondaggi su Instagram, appunto, dove voi sceglierete cosa dovrò fare. Iniziamo, sarà un video nel video. Buongiorno ragazzi, allora, adesso iniziamo i sondaggi. Primo sondaggio per voi. Devo andare a correre sul tappeto oppure stare a letto tranquillamente? Allora, tra un sondaggio e l'altro passeranno un 5-10 minuti. Sono proprio curiosa di vedere cosa mi risponderete. Vediamo un po'. Ok ragazzi, io lo sapevo solo io. Ovviamente sono passati 12 minuti dal primo sondaggio. Ok ragazzi, quindi appunto come promesso io inizio a correre sul tappeto. Raga, d'altronde c'è... piove pure. Ok raga, mamma mia, tipo tutta sudata. Non so se si vede in videocamera, ma sto tipo morta. Non so se ci rendiamo conto, ma piove un botto. Ok ragazzi, vi ho fatto un altro bellissimo sondaggio su Instagram. Sono proprio curiosa di vedere cosa mi rispondete. Per una bella colazione ho detto: se scegliere lo yogurt con i cereali oppure fare i pancake. Io aspetto questi altri 10 minuti, sono proprio curiosa di vedere cosa mi rispondete questa volta. Mi avete fatto fare la bellissima corsetta. Ragazzi, per questo sondaggio confidavo tantissimo in voi. Ed infatti, wow. Infatti i pancakes hanno vinto. Olè, non si vedrà mai niente, una cippa di lippa, eccola. I pancakes hanno vinto 80% su 20. Yes! Allora, praticamente ragazzi, adesso faccio scaldare la pentola e poi faccio i miei pancakes. Ho preparato i pancakes, eccoli, e adesso li vado a mangiare. Raga, sono proprio buoni. Allora ragazzi, ho finito i miei pancakes, anche mamma Silvia sta mangiando i pancakes, saluta mamma, ciao, ciao. Alla bocca piena. E allora, siete stati abbastanza cattivelli questa volta. Allora, però ovviamente l'ho scelto io. Cosa dovevo fare? Stare in casa oppure sotto la pioggia? Perché oggi qua piove, ovviamente, ha vinto sotto la pioggia. Quindi mi tocca, raga. Ok, ragazzi, allora. Vabbè, vado. Devo stare almeno un paio di minuti sotto la pioggia. I'm singing in the rain. Ok ragazzi, cioè non so se si nota, occhiali tutti bagnati. Adesso devo andare solo a farmi la doccia, assolutamente. Allora ragazzi, quindi ulteriore sondaggio. Mi vedete così con i capelli perché ovviamente ho fatto la doccia. E vi ho fatto il sondaggio. Cosa devo fare? Capelli legati e ricci o sciolti e lisci? Ovviamente voi cosa avete risposto? Avete risposto legati e ricci. Ovviamente. Cosa avete risposto al sondaggio? Truccati, non truccati, truccati. Meno male, almeno così posso truccarmi. Capelli quindi legati e ricci e mi devo truccare. Perfetto. Quando mi faccio i ricci faccio sempre un codino abbastanza alto. Spero che vengano, più che altro perché ovviamente quando faccio i ricci, cioè quando faccio i capelli che me li lavo, non vengono quasi mai bene. Allora, quindi vado a prendere ovviamente le ciocche e li vado a fare ricci. Allora ragazzi, eccomi qua, ho fatto i capelli ricci, ricci mossi ovviamente, legati perché cioè più o meno sono venuti così perché i capelli comunque essendo puliti ed essendo che l'ho appena lavati è un po' difficile visto che ho dei capelli come gli spaghetti. Allora, quindi mi avete detto che mi devo truccare, quindi trucchiamoci. È la prima volta che faccio vedere come mi trucco tra virgolette, perché in realtà se magari i vicini stanno zitti probabilmente. Allora, io mi inizio a mettere il fondotinta con la spugnetta, cioè ovviamente non sono una makeup artist, se sbaglio qualcosa perdono.
Sarà davvero difficile mettere l'eyeliner. Ragazzi, ok, vediamo un pochettino se ci riesco, perché... Ok, una ce l'ho fatta. Questa più o meno è la mia base di trucco da tutti i giorni. Praticamente mi manca solamente il mascara e basta. Molto tranquilla, perché a me non piace neanche truccarmi tantissimo. E tra pochissimo vado a farmi le unghie. Sono proprio curiosa di vedere cosa avete scelto. E spero solamente che la mia estetista possa fare le unghie come mi avete detto voi. Quindi noi ci vediamo tra pochissimo. Rieccomi tornata, sono tornata dall'estetista proprio adesso e ta-da, ho fatto le unghie. Allora, purtroppo non sono proprio uguali a quelle del sondaggio, perché la ragazza non aveva, diciamo, le cose giuste ed adatte per farle, però le abbiamo cercato di farle unicornose, cioè sempre unicorno, non arcobaleno, ma tema unicorno, mi ricorda moltissimo Sailor Moon. Qui mi ha fatto la sfumatura, raga, sono... adoro. Allora, adesso vi ho fatto un altro sondaggio su Instagram. Sono molto curiosa di vedere cosa mi rispondete. Vi ho detto: devo mangiare il curry giapponese oppure devo mangiare pasta con sugo? Allora, sono passati 10 minuti dal sondaggio che vi ho fatto. Voti per pasta con la salsa 1546, voti per il curry giapponese 1266, quindi ha vinto con il 55%, ha vinto con il 50% pasta con la salsa. Meno male che la salsa già era pronta, quindi adesso devo andare a cuocermi la pasta. Allora, raga, qua abbiamo messo la pentola. Dov'è la mia pentola? Ah, eccola. Penne integrali, olè. Allora, ragazzi, come da sondaggio, perché avevo fatto un sondaggio su Instagram e avevo chiesto: dove ho mangiato, cosa devo fare? Devo sistemare il mio studio oppure devo uscire? E il 58% di voi hanno detto: esci. Forse era meglio sistemare lo studio, perché sta tipo piovendo tantissimo, quindi vabbè, usciamo e pensiamo sicuramente andiamo al centro commerciale, quindi per forza. E appena arrivo al centro commerciale vi farò altri sondaggi. Allora, ragazzi, siamo al centro commerciale, adesso vi faccio il sondaggio. Allora, ragazzi, siamo al centro commerciale, cosa preferite, Alcott o H&M? H&M, che brutto, H&M, scegliete. Allora, ragazzi, a quanto pare vi piace H&M, metti a fuoco macchina fotografica, va bene. Comunque, a quanto pare vi piace H&M, perché ha vinto nel 67%, io sto facendo passare 5-6 minuti al sondaggio, quindi andiamo da H&M, dice mamma Silvia. Vediamo se troviamo qualcosa da H&M, ma non credo. Ok, ragazzi, acquisti fatti, strano ma vero, ho trovato qualcosa da H&M e anche mamma Silvia ha comprato qualcosa. Adesso vi faccio il prossimo sondaggio. Ok, ragazzi, ho appena fatto un sondaggio per prendermi un gelato e ho detto: che gusto scelgo, gusto frutta o gusto crema? Avete votato per il 68% di voi gusto crema, quindi adesso devo scegliere tra questi gusti quale prendere. Allora, ragazzi, ho scelto il gelato, pistacchio e cheesecake. Adesso mangio il gelato e poi farò altri sondaggi. Allora, ragazzi, sono a casa, perdonatemi la testa. Allora, nuovo sondaggio per voi: cosa devo fare? Devo montare i video per YouTube o guardare video su YouTube? Quindi divertirmi o lavorare? Registrate il sondaggio, sono proprio curiosa di sapere come vi rispondete. Io lo so, ragazzi, che voi mi volete bene. Allora, avete scelto montare video, come giusto che sia, perché ovviamente dite: va a fatica, vai a lavorare, quindi perfetto, va bene. Quindi adesso vado a montare video, vado a lavorare. Ok, ragazzi, la giornata sta quasi volgendo al termine e ultimi due sondaggi probabilmente della serata. Prendo il mio cellulare e faccio il sondaggio. Allora, ragazzi, altro sondaggio, sto in diretta anche con la videocamera, quindi cosa devo mangiare stasera? Avete scelto il pranzo e anche la cena. Mangio una pizza fatta in casa oppure insalata?
Ma fa mamma Silvia la pizza, eh? Mamma Silvia sta facendo la pizza perché, ragazzi, secondo voi che sondaggio ha vinto? Ve lo faccio vedere subito? Cioè, per farvi vedere questo, secondo voi che sondaggio ha vinto? Ovviamente ha vinto la pizza di mamma Silvia. Cioè, ha vinto 85%, ragazzi. Ma cosa ve lo dico a fare? Tutti quanti vorrebbero assaggiare la pizza di mamma Silvia. Sei contenta, mamma Silvia? Sì, guarda. Sì. Allora, dopo aver fatto questo, la mozzarella dopo, perché si deve cuocere prima un po' la pizza, apriamo il forno. Ok, ragazzi, allora la pizza di mamma Silvia è pronta. Pizza di mamma Silvia! Vai, mamma Silvia, guarda che bello! Oddio, cade! Raga, guardate quanto è bella! Pizza di mamma Silvia! Vi propongo poi un altro sondaggio e sono curiosa di vedere proprio cosa mi rispondete. Allora, ragazzi, eccomi qua, è tardissimo. Sono tipo l'una. Ah, è l'una in questo momento, non si vedrà mai, però sono l'una e io adesso sto andando a letto perché praticamente ho montato 4 video solamente stasera e fortunatamente ho fatto un sondaggio dove vi dicevo questo: dove devo dormire? Sul divano o nel letto? E fortunatamente ha vinto il letto. E niente, quindi noi ci vediamo domani mattina, anche se questo video ve lo vedrete alle 2:30 del pomeriggio, ma dettagli, per me è notte tardissima. Noi ci vediamo domani mattina per continuare i sondaggi. Buongiorno, ragazzi, si vede tutto scuro? Va bene, è perché è ancora tutto chiuso, è mattino presto. Comunque, ho fatto un altro sondaggio, proprio l'ultimo che chiude la saga dei sondaggi per questo video dei fan comandano la mia vita per 24 ore e vi ho chiesto: devo urlare fuori Yolanda Sweets, Yolanda Sweets, oppure devo fare uno scherzo a mamma Silvia? Io non avevo dubbi, ovviamente ha vinto lo scherzo. Ragazzi, mamma Silvia si è appena ritirata dalla spesa, ha fatto un po' di spesa. Mi faccio un caffè, lo vuoi pure tu? Sì, grazie, preparalo tu, dai. Allora, ragazzi, mamma Silvia è andata sopra a cambiarsi e adesso faccio il caffè. Gioco 2 bicchierini, invece di metterci ovviamente lo zucchero metterò il sale. Magari lasciatemi sotto in un commento che scherzo, quale altro scherzo potrei fare. Ok, ragazzi, adesso devo aspettare solo mamma Silvia. Mamma Silvia, caffè? Il caffè è qui, è pronto. Yolanda, prego. Orrendo, che hai fatto? Ma questo non è un caffè, Viola, a Napoli non fanno così un caffè. Ma stai di... Ma si può bere? Viola, che hai fatto? Ci ho messo il sale! Allora che cos'era? Allora, caffè orrendo! Il sondaggio era fare uno scherzo a mamma Silvia oppure urlare fuori Yolanda Svizzera. Ovviamente, secondo te cosa ha vinto? Fare lo scherzo a mamma Silvia. No, ragazzi, non... bevilo tu, vai. No, col cavoletto che lo bevo. Ok, ragazzi, con questo è tutto per il video. I miei fan comandano la mia vita per 24 ore. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se ne volete altri, pollice in su. Se volete altri scherzi, mi raccomando, suggeritemi tutto in un commento. Vi voglio tanto bene. Vi mando un bacione e un abbraccio. E come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 e più tardi alle 18 con un nuovo video. Bye bye.